Buongiorno a tutti, benvenuti in questa calda mattinata, numerosi, quindi sicuramente motivati per il convegno di questa mattina. È un convegno importante, come lo sono tutti naturalmente i convegni dell'Ordine, Presidente, però questo è un convegno particolarmente importante, a mio modo di vedere, perché è il primo convegno dell'Ordine sulle tossicodipendenze. Quindi è un convegno a cui teniamo particolarmente e speriamo che la giornata di oggi dia a tutti la possibilità di tornare a casa con delle conoscenze e una formazione in più. Non mi dilungo troppo, darei la parola al nostro padrone di casa questa mattina, che è Antonio Bressa, che ci farà un piccolo saluto da parte del Comune. Grazie Marisa, grazie a tutti, buongiorno. Mi presento, sono Antonio Bressa, sono consigliere comunale. Vi porto il saluto a nome dell'amministrazione, della nuova amministrazione comunale di Padova e in particolare del nuovo sindaco Sergio Giordani. Io vi ringrazio per l'invito che ci avete fatto, perché penso sia nel solco di quel dialogo, di quella collaborazione che noi abbiamo messo al centro della campagna elettorale che sia da poco conclusa. Non è stato solo un elemento distintivo di questo percorso che abbiamo fatto in questa primavera fino all'11 giugno, ma sarà al centro della nostra azione di governo. Quindi abbiamo tutta la volontà di collaborare con ordini professionali, piuttosto che altri soggetti che animano la discussione all'interno della nostra città, perché siamo convinti che per fare il meglio di Padova non sia sufficiente il lavoro della Giunta o il lavoro del Consiglio Comunale, ma c'è bisogno di aprire alla collaborazione delle reti professionali che sono così importanti in una città con una università, con le intelligenze che può offrire Padova, per cui per questo insomma, ho apprezzato molto l'invito e penso che su questo solco potremo fare cose molto importanti. Voi sapete che siamo ancora in fase di definizione dei ruoli che avrà la squadra di Sergio Giordani, oggi in particolare ci sarà la definizione della giunta e quindi sarà individuata anche la persona che poi si occuperà di temi che sono legati a quello che state discutendo e affrontando oggi, come quello delle tossicodipendenze. Sicuramente c'è una grande sensibilità anche da parte del nostro sindaco su questi temi, l'ha dimostrato anche in campagna elettorale, tutti i temi legati anche ai disagi sociali, e quindi io penso che ci sarà una grandissima attenzione nell'affiancare poi ovviamente tutti i soggetti preposti nella fase di sostegno dove ci sono situazioni di difficoltà, ma il Comune soprattutto dovrà mettere in campo una grandissima azione di informazione e di prevenzione, che è quello che può fare la differenza rispetto a un tema che è così importante come la piaga delle tossicodipendenze, che purtroppo anche nella nostra città incide. Per cui, ecco, nel segno di questi valori che penso ci contraddistinguano, nel segno di una collaborazione che immagino andrà avanti nei prossimi 5 anni, io vi auguro un buon lavoro per la giornata di oggi, vi invito ovviamente a, come dire, cogliere in pieno questo spirito di collaborazione e spero che assieme potremo fare cose importanti per migliorare la città di Padova. Grazie. Grazie Antonio, ci contiamo sulla collaborazione, verremo sicuramente a tirare te e il sindaco Giordani più volte per la giacchetta. E passo la parola al Presidente dell'Ordine. Buongiorno, benvenuti. Prima di introdurre i lavori di questa giornata, mi sento di ringraziare personalmente Antonio Bressa. Noi abbiamo contattato l'istituzione comunale e ovviamente, essendo sì che le elezioni sono appena terminate, non c'è ancora neanche una giunta, non era semplice avere una partecipazione da parte del Comune. Invece la sensibilità che è stata dimostrata è tale per cui abbiamo già un'interlocuzione che poi verrà perfezionata quando saranno definiti gli assessori. Gli ambiti di interesse di Antonio per ora, che a quanto so, sono più sull'ambito commerciale, però quello che forse non si sa è che Antonio è quasi un semi psicologo, perché oltre a scienze politiche ha frequentato un master interfacoltà il cui direttore è uno psicologo, sulla valorizzazione e la gestione delle risorse umane, quindi una certa sensibilità sul tema sicuramente ne è in possesso e
lo ringraziamo per essere venuto a dimostrare che cercheremo una collaborazione con il Comune di Padova, come con gli altri comuni del Veneto, su questi temi e in generale sui temi della psicologia. Il momento non è semplice, forse probabilmente, visto il tasso di apertura delle mail, avrete letto della comunicazione del mio recente incontro con la Regione. Ci sono delle differenze di vedute, a volte delle convergenze. Il settore del sociale e del sociosanitario in questo momento non godono della massima forma dagli anni 70 a oggi. È anche vero che i fondi, su cui poi molto di quello che si può fare si basa, sono sicuramente minori di quello che sono stati in anni precedenti, e quindi alcuni temi a cavallo tra la prestazione, diciamo, sanitaria, tra la terapia, tra la cura, quelli che nel lavoro definiremo interventi terziari, e la prevenzione, l'informazione, la presenza sul territorio, questi elementi di confine rischiano di essere quelli che soffrono di più. Sicuramente la Regione non andrà a lesinare le cure, i grandi presidi centralizzati, e questo meno male, viva Dio, fanno parte dell'eccellenza del nostro sistema sanitario. Sicuramente dovremo inventare, dovremo scoprire, dovremo trovare dei modi, e possibilmente dovremo coinvolgerli con la Regione, trovando un modo interessante anche per loro e sostenibile economicamente per essere sul territorio. Mi sono fatto, ovviamente non possiamo essere tuttologi, la legge, in quanto psicologi, la legge 56 ci permette di affrontare qualsiasi problematica, questo è per legge, però nessuno di noi, spero, abbia la tentazione di essere eccessivamente un tuttologo, per cui tossicodipendenze la mattina, anziani con disabilità la sera, insomma è sempre bene avere una certa approfondimento di quegli argomenti che si riesce. La tossicodipendenza sicuramente non era uno dei miei cavalli di battaglia storici. Mi sono fatto un grosso, diciamo, rinfresco di conoscenze e sulla situazione delle tossicodipendenze con l'organizzazione di questo convegno. Sono laddove le ho lasciate con un po' meno di consapevolezza, nel senso che è un tema che è meno di moda di quanto potesse essere negli anni Ottanta, così come lo sono questioni come per esempio malattie sessualmente trasmissibili come l'HIV, l'AIDS, sono temi che vengono relegati, vanno anche a cicli storici. Sicuramente questo non è un ciclo in cui le tossicodipendenze abbiano il più alto picco di moda, ma non significa che il problema sia diminuito, il problema è ancora grave. È un problema perché è uno di quegli argomenti in cui la persona non si sente classicamente malata e per cui c'è anche difficoltà a farla andare o a invitarla a raggiungere o a portarla in presidi tipicamente sanitari, specialmente se centralizzata. È un tema su cui esiste un fortissimo stigma, per cui anche qua l'idea di andare a fare attesa in un ospedale può essere problematica. Per questo noi dobbiamo trovare un modo per essere sul territorio. Io invito sempre, quando ci sono questi convegni su temi così importanti, anche perché, poi ripeto, non volendo fare il tuttologo, non entro nei temi specifici di come trattare e di cosa fare, quali protocolli, perché ci sono i relatori che lo sanno fare molto meglio di me, però io mi occupo di politica professionale, tra le altre cose. In questo senso dobbiamo essere consapevoli, spesso abbiamo come categoria la tendenza a focalizzarci sul trattamento, sull'efficacia del trattamento, sul fare bene il nostro lavoro, che dimentichiamo anche di proporre delle situazioni che abbiano anche degli elementi di sostenibilità economica, di gestibilità da parte degli enti, che in questo caso possono essere la Regione, ma anche i comuni, di integrazione con le altre professionalità, di collaborazione efficace,
Questi sono tutti ambiti in cui tradizionalmente non c'è stata molta formazione nell'ambito della psicologia, a partire dall'università. Ma va bene così, le professioni, il modo di intendere le professioni, il modo di farle le professioni si evolve. Ovviamente chi non è più all'inizio della propria formazione durante gli studi universitari deve cercare di seguire e, se è possibile, di guidare questa evoluzione in maniera quanto più possibile efficace. Da questo punto di vista, una giornata come questa può essere un elemento fondamentale. In Veneto siamo 9.000 e x psicologi. Siamo tanti. Non siamo troppi, non necessariamente, ma questa è un'altra storia che non sarà il caso di approfondire troppo oggi. Non siamo necessariamente troppi, ma siamo tanti. Questo significa che possiamo rappresentare per le istituzioni, per la regione, per i comuni, per lo Stato, laddove si tratti di qualcosa di sovraregionale, un bacino di competenze e una presenza professionale radicata sul territorio che è assolutamente fondamentale, è impagabile. Da una parte dobbiamo essere in grado di fare il nostro lavoro con efficacia, ma dall'altra dobbiamo anche proporci compatti come categoria, come una soluzione a una serie di problemi. Questo è quello che ho fatto quando ho parlato in regione. Ho detto, siamo 9.000, siamo sul territorio, è una follia non utilizzare questo bacino di competenze, anche perché io posso garantire che tutti gli psicologi operanti nel Veneto hanno un livello di formazione e di aggiornamento che li mette al pari di qualsiasi professionista sanitario in questo momento operante nella nostra regione. E su questo non ci sono stati grandi mormorii. Cioè, sulla nostra competenza professionale il dubbio è poco. La cosa però che deve essere fondamentale è che riusciamo a pensare la nostra professione in maniera integrata, non in maniera solipsistica, in maniera sostenibile. Anche tutti gli studi che vengono fatti da diverse associazioni su come rendere sostenibile economicamente la presenza degli psicologi con i medici di base, nelle farmacie, è tutto qualcosa che deve diventare un corpus di conoscenze e di pensiero comune a tutti noi. Sicuramente l'ordine continuerà a dialogare con le istituzioni, con i comuni, con la regione, per cercare di mantenere e quanto più possibile di potenziare il settore pubblico puro. Ma bisogna anche renderci conto che bisognerà individuare delle soluzioni, perché se noi perdiamo il contatto col territorio, poi tutte le persone di cui si andrà a parlare oggi avranno molta più fatica a trovare un professionista che li possa ascoltare, un professionista che li possa aiutare. Una persona dotata delle giuste competenze e delle giuste metodologie tecniche per essere in grado di risolvere il loro problema. E risolvere questo tipo di problemi non significa, altra cosa che ho detto in regione, fare soltanto un'operazione da Boy Scout, un'opera di bene. Significa recuperare una persona al mondo produttivo, significa far ritornare delle risorse all'interno del sistema anche produttivo del Veneto, significa ridurre la criminalità, significa ridurre spese sanitarie future. Dobbiamo anche essere in grado di riuscire a dare dei risultati del nostro operato che ci permettano di dire che ogni euro speso in psicologia sono, come dicono le ricerche in questo momento fatte solo nel Regno Unito, perché sono ricerche un filino complesse che necessitano di grossi fondi anche, sono 7 euro risparmiati solo per il settore sanitario. Non stiamo parlando della risorsa recuperata al sistema produttivo. Un euro speso in psicologia sono 7 euro risparmiati dal sanitario. Questo nelle tossicodipendenze, ma questo nelle... Io sono rimasto veramente basito, c'è una ricerca bellissima che dimostra una correlazione tra situazioni di difficoltà a livello infantile, generalmente affidi fatti male o cose di questo tipo, e incidenza di malattie cardiache fin da giovane età. Ora, un cardiopatico cinquantenne, che oggi come oggi ha una certa aspettativa di vita, costa molto di più che spendere all'inizio nel sostegno a un bambino che è in situazione di affido, in situazione di o in un istituto, insomma. C'è un sacco di evidenza e noi dobbiamo crearne ancora di più.
Questi sono quegli aspetti di quadro che mi sento di fare all'inizio di una giornata come questa, perché il mio invito è quello che la giornata non sia soltanto un approfondimento delle tematiche, delle basi scientifiche, dei protocolli, dei percorsi terapeutici, ma sia anche uno spunto di riflessione, e questi spunti di riflessione possiamo farli quando siamo tutti insieme, su come portare questo tipo di professionalità sul territorio e in un modo che sia sostenibile. E non dobbiamo farlo solo oggi che siamo tutti qui. La collaborazione con l'ordine deve essere quotidiana. Noi cerchiamo veramente nei limiti delle nostre possibilità di ascoltare, di condividere, di trovare spunti, di trovare stimoli da parte di tutta la comunità. Anche perché se siamo lasciati soli, noi siamo un piccolo ente con un piccolo budget e 15 consiglieri armati di buona volontà. Se siamo insieme, siamo una comunità di 9.000 persone, siamo una comunità radicata sul territorio, siamo una comunità che ha una conoscenza, un know-how, una professionalità elevata, allora veramente possiamo contare. Le politiche, l'introduzione della psicologia, la diffusione della cultura psicologica, la possiamo fare soltanto tutti insieme. L'ordine diventa, da una parte, una componente di questo mondo della psicologia che si muove compatto, e dall'altra può essere il collante, possiamo organizzare eventi di questo tipo. A chi si occupa di tossicodipendenze principalmente nella propria, immagino ci siano anche persone che vogliono approfondire il tema, a chi se ne occupa, io vi invito già a partecipare alla settimana dell'informazione psicologica che si tiene a cavallo, non chiedetemi le date giuste e esatte adesso, ma più o meno, a cavallo tra la settimana l'ultima di novembre e la prima di dicembre, siamo alla terza edizione. Il concetto della settimana dell'informazione psicologica è che gli psicologi organizzino ciascuno un piccolo o grande, ne ho visti anche di grandi, evento di divulgazione del proprio tema sul loro territorio, in una sala comunale, in una sala privata, nel loro studio. L'idea è di avere eventi di divulgazione per le persone, non per altri colleghi, eventi di divulgazione per le tematiche psicologiche su tutto il territorio per una settimana. Questo è il modo per far vedere l'importanza della nostra professione, per creare la cultura della salute psicologica, del benessere psicologico e della cura del disagio psicologico. Quando c'è questo tipo di cultura, allora la legislazione cambia, allora i fondi arrivano. Non possiamo esagerare solo nel chiedere, dobbiamo farlo, ma nel frattempo dobbiamo anche dare e mostrarci, spiegare quello che facciamo. Io spero che sul tema della tossicodipendenza vedrò molti titoli tra quelli che vengono segnalati all'ordine per la settimana dell'informazione psicologica, e vi dico già che quest'anno sarà potenziata la promozione di tutti gli eventi e per chi vorrà, a settembre, ottobre, data da definirsi, ci saranno anche dei seminari su come organizzare questi eventi di diffusione. Quindi faremo proprio formazione sull'organizzazione, li sosterremo. Ma noi da soli possiamo fare molto meno di quanto possiamo fare tutti insieme. Il mio invito è che questa giornata non sia solamente formazione verticale, dall'alto, in questo pulpito, verso il basso, che ascolta anelo e trepidante, ma sia un momento di condivisione, sia un momento in cui si riflette insieme, sia un momento in cui si crea comunità, sia un momento in cui si trovano soluzioni per tutti, tutti insieme. Altrimenti diventa utile, diventa bello scientificamente, diventa interessante, diventa arricchente, ma la giornata si conclude con l'aperitivo della sera. L'aperitivo nel senso che la gente poi se ne va a prendere l'aperitivo, alle 6 che cosa fai di venerdì tra l'altro? Con la serata, con la cena, col tornare a casa. E questo non lo potrei mai definire uno spreco, ma diminuirebbe molto il valore che momenti come questi possono avere, perché non sono tempi facili, come ho esordito dicendo, ma noi sicuramente abbiamo tutte le carte in regola per avere un futuro. E queste carte in regola sono la nostra professionalità,
e l'utilità e l'importanza della nostra professione in questo tempo. E questo tempo è veramente il periodo in cui l'uomo, essere umano, persona, è più confuso, più stressato, più incerto di quanto non sia mai stato. La nostra professionalità e il nostro core business, che è mettere al centro la persona, sono quello che oggi come oggi può fare la differenza, sono quello che ci rappresenta, sono quello che noi possiamo e dobbiamo essere in grado di dare alla società. Con questo vi auguro buon lavoro e sono anche curioso di vedere i vari contributi e arricchire anche la mia cultura su questo tema. Ringrazio Marisa Gabussera e Lisa Gamba, le nostre consigliere che hanno più degli altri consiglieri contribuito a questo evento. Quindi le ringrazio per il lavoro e le ringrazio per il risultato. Grazie, buona giornata.